Tutti pronti per una gita notturna nel bosco? Bene, allora armiamoci di pile o di torce e andiamo ad esplorare il bosco di notte. Oh, c'è un animale volante, un dragone, ma dove sta andando? Sta andando di sicuro a custodire il suo tesoro. E il suo tesoro è una principessa che lui ha rapito. Per liberare la principessa arrivano tanti valorosi guerrieri e anche lui tutto armato. Ma c'è anche questo ragazzino vestito da indiano, con la sua spada di legno che corre, corre per arrivare prima degli altri. Ma deve attraversare un fiume profondo e impetuoso. E al di là del fiume le prove continuano perché trova una streghetta che gli offre da bere una pozione magica che lo trasforma in un ragno. Quando riesce a tornare in piedi, al rialzarsi, ecco che però incontra il diavoletto che lo manda fuori strada. Oh, vai di là, gli dice. Sì. Oh, mamma mia, ma quale sarà la direzione giusta? E come andrà a finire questa storia inventata lì per lì? Beh, seguitemi questa notte nel bosco e lo scopriremo. Avete visto? Tutte queste figurine sono realizzate con il kirigami. L'origami è l'arte giapponese di piegare la carta. Il kirigami è l'arte giapponese di intagliare la carta. Siamo nel bosco, quindi proviamo a intagliare una farfalla, ad esempio. Ok, ecco qui, facciamo le ali, un'ala, due ali, e poi per fare i tagli dobbiamo piegare un pochino la nostra ala. È un po' come fare i fiocchi di neve, avete presente? Ecco, possiamo creare i tagli che ci piacciono di più. È una farfalla notturna. Poi possiamo attaccarle anche le antenne, volendo, e poi proviamo con la nostra torcia a vedere che ombra si riesce a proiettare. Vediamo un po'. Ecco qui la farfalla che vola. Oppure possiamo fare allo stesso modo una bella foglia. Tagliamo la foglia a metà e facciamo tutte le venature intagliate. In biblioteca poi c'è anche un bel libro sul kirigami, per creare tante altre bellissime ombre. Ecco qui le venature della foglia, poi si può continuare così e guardate che bella ombra che proietta. Forza allora, inventate nuove forme e divertitevi col teatrino delle ombre.